prendono il via da Via Nuova delle Brecce e Via Brecce a Sant'Erasmo i lavori di riqualificazione nella zona est di Napoli. Si parte da interventi di rifacimento del manto stradale che comprendono anche l'allargamento dei marciapiedi, il potenziamento dell'illuminazione e la messa a dimora di alberature. Un piano del valore complessivo di oltre 200 milioni di euro che consentirà di cambiare finalmente il volto di un'area, la periferia orientale di Napoli, oggetto di abbandono e degrado. Si interviene sul territorio di Napoli Est. Nei giorni scorsi è stata inaugurata una sede della Federico Mente II a San Giovanni. Prima abbiamo collaborato col Comune e le Ferrovie per sbloccare anche la situazione della fermata della metropolitana presente a San Giovanni. È importante, quindi il rilancio di questo quartiere che dovrà essere sempre più connesso e unito col centro della città. Gli interventi di restyling che avviano il grande progetto Riqualificazione Urbana Area Portuale Napoli Est sono partiti ufficialmente questa mattina nelle due arterie che collegano il centro alla periferia. Seguiranno poi nel periodo estivo lavori anche in via Gianturco e via Galileo Ferraris. C'è molta soddisfazione perché il primo degli 11 lavori che riguardano le strade, fatemela dire, la riqualificazione mente stradale del grande progetto Napoli Est, si è arrivato a questo risultato con un grande sforzo, un grande lavoro del Comune, fatto in piena sinergia anche con la Regione Mente Campania e con l'assessore Cosenza. Insomma, si comincia finalmente, dopo tanto tempo di attesa, si comincia. I lavori che dovrebbero concludersi per fine anno, oltre al rifacimento dell'asfalto, vedranno interventi generali di ampliamento dei marciapiedi, la sostituzione degli impianti di illuminazione con lampade al risparmio e la revisione del sistema fognario. Spero che TAR permettendo possono anche a breve iniziare i famosi lavori su Via Marina, cioè il tratto via Vespucci, Ponte Mente dei Francesi e anche quelli al Parco della Marinella. Su tutti e due ci sono dei ricorsi al TAR che io spero, insomma, che si riescono in breve tempo a sbloccare in maniera tale da dare avvio ai lavori.